Molti non credono in Gesù, altri ancora si consacrano a santi, madonne e alla Regina del Cielo. Il Papa ha anche consacrato la gente ad essa. Vediamo di seguito alcune parti del dialogo fatto dal Papa a Fatima. E riflettiamo seriamente con la parola di Dio in ciò che ci viene detto e fatto. Chiedete al Signore Gesù Cristo di vedere con i suoi occhi in ciò che sta accadendo, perché solo Gesù potrà farvi vedere la sua verità e sentirla nei vostri cuori. Ovviamente, nei lunghi discorsi che vengono fatti, si menziona Gesù Cristo e tante altre verità bibliche, altrimenti la gente si renderebbe conto immediatamente che cosa sta accadendo. E così, per mezzo della buona fede della gente, tengono i popoli sotto schiavitù e sotto dottrine di uomini, mescolando verità di Cristo con menzogne umane, facendo credere di andare a Cristo, ma fanno venerare e anche adorare altro. Sappiate che portare fiori alle statue, baciarle, inginocchiarsi davanti ad esse e parlare con pezzi di marmo, legno e pietre morte create da uomini per dargli una sembianza umana, non si tratta più della venerazione come scusante, ma di vera adorazione in abominio davanti a Dio. E questo vale anche per le altre cose del mondo. Venerdì e sabato prossimo, a Dio piacendo, mi recherò pellegrino a Fatima per affidare alla Madonna le sorti temporali ed eterne dell'umanità. Voglia la più grande e la migliore delle madri vegliare su ognuno di voi lungo tutti i vostri giorni fino all'eternità. Si affidano le sorti dell'umanità alla Madonna anche in eterno? E poi da chi ci veglierà la Madonna in eterno? Forse dall'amore di Gesù Cristo, che espanderà in eterno su tutti coloro che hanno creduto in Lui e non alla menzogna? Dov'è qui la coerenza in ciò che si ascolta? Solo il Signore Gesù Cristo regnerà in eterno, e le sorti di tutti noi davanti a Dio Padre che è nei cieli sono solo e unicamente in Gesù Cristo. Se abbiamo creduto in Lui e ci siamo ravveduti a noi stessi e alla menzogna. O Regina universale, adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Uniamoci ora al Santo Padre e preghiamo tutti insieme la preghiera giubilare di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. Unito ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, mediante te, a Dio mi consacro. O Vergine del Rosario di Fatima. E infine, avvolto nella luce che ci viene dalle tue mani, renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen. Regina universale, adornaci con il fulgore dei gioielli della tua corona. Si affidano con fiducia e ci si consacra davanti a un'immagine a loro tanto cara. Il manto protettore della Madonna è il rifugio dei peccatori? Ma com'è possibile se Maria stessa e non la Madonna, termine da loro usato, riferito a mea dea o mia signora? Non ha nulla a che fare con Maria, la vera beata tra tutte le donne.
Maria stessa nel cantico, nel Vangelo di Luca, dice: «E lo Spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore». Anche Maria, la mamma di Gesù, aveva bisogno di un Salvatore. Come mai è il rifugio dei peccatori? Non siamo forse tutti peccatori? Non è nata forse Maria da un uomo e una donna? E tutti coloro nati da uomini e donne non sono tutti allo stesso modo peccatori? Riflettiamo e stiamo attenti agli uomini, perché Gesù ha ben parlato a tutti i nostri cuori. Innalzano la creatura e non il creatore. La mano di Dio è la nostra protezione. La mano di Dio è un tetto su tutti noi che trionfa su questa tempesta. La mano dell'uomo è nella mano di Dio che si è fatto uomo, e solo in Lui possiamo rifugiarci. Da chi potremmo mai andare se non solo al nostro Signore Gesù Cristo? Essa, la Madonna, è la via che conduce fino a Dio? Noi tutti siamo d'aiuto gli uni gli altri nella parola di Dio e usati ognuno a seconda del volere di Dio. Ma solo una è la via, e solo uno conduce al Padre che è nei cieli, e il suo nome è Gesù il Cristo. Insieme al Papa, alla Madonna si affidano, continuando a rivolgersi a lei, restando sempre davanti a una statua, e mediante lei a Dio si consacrano. Dio ha forse detto questo nella sua parola? Esattamente il contrario. Tutto ciò è un abominio davanti a Dio. E sempre rivolto alla Madonna, il Papa dice: «Avvolti dalla luce che viene dalle tue mani, si renderà gloria al Signore nei secoli dei secoli». Mi chiedo quale apostolo abbia mai detto una cosa simile. La luce vera è il Signore Gesù Cristo, che splenderà in eterno nei secoli dei secoli. Carissimi pellegrini, abbiamo una madre. Abbiamo una madre. Aggrappati a lei come dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù. Abbiamo una madre e aggrappati a lei come dei figli, abbiamo una speranza che poggia su Gesù. Abbiamo un solo Padre che è nei cieli e siamo solo Suoi figli, fin dalla fondazione del mondo. E Gesù il Cristo non è solo una speranza, ma per i veri figli di Dio è certezza, è la verità assoluta, viva nei nostri cuori. E nel desiderio permanente di restare presso Gesù nascosto nel tabernacolo. Desiderio permanente di restare presso Gesù nascosto nel tabernacolo. Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori, si nasconde. Gesù non si nasconde ai figli di Dio, ma essi vivono con Lui quotidianamente e non restano in luoghi perenni dove Gesù si nasconde. Convertitevi a Cristo Gesù, perché alla sua imminente venuta non avranno dove nascondersi tutti coloro che tramano menzogne verso persone che in buona fede sono accecate da tutto questo. Ma sappiate che dei figli di Dio non se ne perderà uno solo. Non potevo non venire qui per venerare la Vergine Madre e affidarle i suoi figli e le sue figlie. Volete venerare come il Papa e non solo? Fate pure. Ecco cosa dice il Signore in Romani 1,25. Poiché hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Se in questo momento Gesù Cristo vi sta smuovendo i cuori, non restate in silenzio. Sappiate che un domani non tanto lontano
Di tutto questo se ne darà conto davanti al Signore Gesù Cristo. Non abbiate timore degli uomini che nulla possono, ma abbiate timore di Dio. Seguite gli idolatri e la regina dei cieli, ma non ascoltate la parola di Dio, perché in realtà non avete timore di Dio. Non vi farete e non metterete in piedi né idoli, né sculture, né monumenti. Nel vostro paese non rizzerete pietre scolpite per prostarvi davanti a loro, poiché io sono il Signore, vostro Dio. I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare librazioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono? Dice il Signore. Non offendono essi loro stessi a loro vergogna? Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, la mia ira, il mio furore si riverserà su questo luogo. Investigate e siate sempre attenti e coerenti su quello che sta accadendo, perché in molti e in molte religioni gli uomini usano la parola di Dio e il nome stesso di Gesù Cristo per ingannare le menti, rubargli l'anima e riempirsi le loro tasche di denaro. Vigilate e siate saldi nella parola di Dio secondo la sua volontà, e da essa non uscite, perché molteplici sono gli inganni. Riflettiamo a quanti terremoti stanno accadendo in molte parti del mondo. La terra si sgretola, alluvioni a non finire. Il mare getta fuori milioni di pesci morti in tutto il mondo e gran parte del pianeta Terra sta bruciando. Il mare si sta ritirando da molte coste e in altre ci sono grandi inondazioni, vulcani in eruzione in diverse parti del mondo. Almeno chiedetevi come mai tutto ciò accade, e sempre più frequentemente. Quando giunse sul monte degli Ulivi, si sedette. Allora gli si avvicinarono i suoi discepoli e in disparte gli dissero: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni,
poiché molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono il Cristo» e molta gente sarà tratta in inganno. Quando sentirete esservi guerre o voci di guerre, non vi turbate. È necessario che tutte queste cose avvengano, ma non è la fine. Insorgerà infatti popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutto ciò non è che l'inizio delle sofferenze. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno. Sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti soccomberanno, si tradiranno l'un l'altro odiandosi a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti, i quali trarranno molti in inganno. Per il dilagare dell'iniquità l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra abitata, quale testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Molti dormono e vogliono essere imboccati da altri come bambini, su ogni cosa che accade. I figli di Dio Padre che è nei cieli dicono al mondo che Gesù è alle porte e bisogna ravvedersi. Ma in molti seguono i bugiardi, gli infami, i falsi profeti, i falsi cristiani con le loro false dottrine, che vi mettono uno contro l'altro anche nelle vostre stesse famiglie. Svegliatevi e cercate il Signore Gesù Cristo con tutto il vostro cuore e capirete molte cose prima che sia troppo tardi. Che dirvi? Continuate a stare sui vostri telefonini, a inviare lupini e lupacchiotti, perché il lupo travestito d'agnello farà di voi che avete voltato le spalle a Gesù Cristo un bell'arrosto. Nella gran fornace che avete tutti sotto i vostri piedi, nelle viscere della terra. Ed anche di questo non ve ne hanno mai parlato. Addirittura alcuni pastori fanno credere che neanche esiste. Molti di voi sono superficiali e credono solo al materialismo e la loro vanagloria nel mondo. La gente fugge dalla propria patria, per vari motivi, anche per cercare lavoro altrove, credendo alle menzogne inculcate dal sistema corrotto che li porta in una grande ragnatela, intrappolandoli, per poi uscire nuovamente allo scoperto con i loro raggiri, togliendoli nuovamente quello a cui hanno fatto credere. Ma i figli di Dio non fuggono, restano saldi sulla roccia che è Cristo Gesù, ovunque essi si trovano, e lottano per una giusta causa di fronte alle ingiustizie di questo mondo. Cercate da voi stessi. Gesù dice cercate e troverete. E svegliatevi. Se cercate il mondo, troverete le cose del mondo e con esse perirete. Se cercate Gesù Cristo, lascerete le cose del mondo e troverete la vera vita e il vero amore di Dio Padre che è nei cieli. Io lo conosco. Voi fate pure come credete. Tutto sta avanzando molto velocemente. Dopo il crollo economico-finanziario, vedrete come si andrà verso la disperazione globale, con un sistema dittatoriale già pronto per essere versato come una cascata su tutta la popolazione mondiale. Siate saldi in Gesù Cristo e vedrete la gloria di Dio Padre che è nei cieli adempiersi davanti ai vostri occhi. Guai a coloro che non cercano ravvedimento e non cercano il Signore Gesù Cristo, perché grande sarà l'ira di Dio Padre. Tremate fin d'ora tutti voi che non credete e sorridete a tante cose come fossero favole. Tremate perché chi conosce Dio Padre che è nei cieli ha timore di quello che sta per accadere. Ma allo stesso tempo il Signore Gesù Cristo consola i cuori di tutti coloro che credono in Lui e fanno la Sua volontà. Gesù non ci abbandonerà mai nelle mani del maligno, in quanto chi è in Cristo Gesù ha il potere di cacciarlo negli abissi, da dove egli viene. Chi è in Gesù Cristo tiene il maligno sotto i propri piedi e gli schiaccia il capo, perché Cristo vive in noi e se restiamo sempre saldi sulla sua roccia, nulla potranno costoro contro i figli di Dio. Potranno portar via il nostro corpo, ma non la nostra anima. Con quello che stanno facendo ai popoli, distruggendo le famiglie con veleni, rendendoli schiavi del sistema,
abbattendoli mentalmente e offuscandoli con la menzogna. Voi non abbattetevi a tutto ciò, restate saldi in Gesù Cristo, altrimenti non si è forti per superare tutto questo e le cose a venire. La tempesta passerà e dopo ci sarà la gloria di Dio in eterno su tutti i suoi veri figli. Preghiamo dicendo al Signore Gesù Cristo di aver pietà per tutti noi che combattiamo anche per le cose più semplici, per la sua verità, contro la falsità e contro la sporca zizzania di questo mondo. Abbi bene in mente, ricorda, ciò che Gesù Cristo ha detto a tutti noi. Chi avrà perseverato fino alla fine, credendo solo in Gesù Cristo, si salverà.